Buongiorno cari amici, benvenuti in questa nuova lezione con Andrea il Matematico. Oggi parleremo della retta tangente alla funzione in un suo punto. Nella scorsa lezione, se vi ricordate, abbiamo già introdotto quindi il concetto di derivata prima in un punto, quindi la derivata prima in un punto, che era il limite per il rapporto incrementale per h che tendeva a 0. Quindi il rapporto incrementale lo abbiamo presentato come il rapporto, cioè tra f di x con 0 più h meno f di x con 0 tutto fratto h. Abbiamo definito proprio questo coefficiente angolare della retta tangente alla funzione nel punto x con 0, alla funzione f di x, e adesso ci domandiamo qual è l'equazione proprio di questa retta. Quindi possiamo dire di trovarci in questa situazione, quindi abbiamo fissato una funzione y uguale a f di x, abbiamo preso un suo punto x con 0 in cui abbiamo calcolato il valore della funzione in f di x con 0, quindi abbiamo le coordinate di questo punto a che nel sistema cartesiano avranno coordinate x con 0 ed f di x con 0, e abbiamo anche la pendenza di questa retta tangente che noi abbiamo chiamato f' di x con 0, che abbiamo calcolato quindi come limite per h che tende a 0 del rapporto incrementale, cioè di f di x con 0 più h meno f di x con 0 tutto fratto h. A questo punto richiamiamo qualche concetto che ci deriva dalla geometria cartesiana, dove quando avevamo le coordinate di un punto x con 0 e y con 0 all'interno del nostro sistema cartesiano e volevamo quella retta che aveva una certa pendenza m, quindi caratterizzata da un certo coefficiente angolare, di rette passanti per questo punto con questo coefficiente angolare ce n'era solo una. E per determinare l'equazione di questa retta noi facevamo in questo modo, cioè andavamo a scrivere in questa formula y meno y con 0 uguale ad m che moltiplica x meno x con 0, andando a inserire al posto di questa y con 0 l'ordinata del punto e al posto di questa x con 0 l'ascissa del punto, quindi qua dentro inserivamo le coordinate di questi due punti e poi come m inserivamo il coefficiente angolare di questa retta. In modo analogo possiamo andare a calcolare quindi l'equazione di questa retta di cui conosciamo le coordinate del punto, quindi x con 0 ed f di x con 0, e conosciamo il coefficiente angolare che abbiamo definito come derivata prima. Allora andiamo a calcolare quindi l'equazione della retta tangente in questo modo, come y meno f di x con 0, ovvero valore della funzione nel punto, ovvero l'ordinata del punto in considerazione, è uguale a coefficiente angolare che sarebbe la derivata prima della funzione nel punto x con 0, tutto che moltiplica x meno x con 0. Ritornando dunque a quella funzione che abbiamo studiato nella scorsa lezione, se vi ricordate abbiamo preso la funzione f di x uguale x alla seconda meno 4x più 8, abbiamo fissato un punto x con 0 uguale a 3 che abbiamo visto nel sistema cartesiano in questo modo. A questo punto eravamo andati a calcolare il rapporto incrementale mediante la sua definizione f di 3 più h meno f di 3 su h, e poi dopo una serie di semplificazioni siamo riusciti a calcolare il rapporto incrementale nel punto 3. A questo punto abbiamo fatto il limite per h che tende a 0 di questo rapporto incrementale nel punto 3 e abbiamo trovato che valeva 2 la derivata prima nel punto 3. A questo punto ci proponiamo di calcolare l'equazione della retta tangente alla funzione f di x uguale x alla seconda meno 4x più 8 nel punto x con 0 uguale a 3. Vi ho riportato qua i risultati che avevamo trovato prima, quindi il punto x con 0 che abbiamo preso a riferimento era il 3, f di x con 0, cioè il valore della funzione in 3 è uguale a 5, f' di x con 0, cioè f' di 3, cioè la derivata prima in 3 era uguale a 2. Questa è la formula dell'equazione della retta tangente. Adesso non ci resta che sostituire al posto di questi spazi f di 3, f' di 3 e 3 i valori che abbiamo calcolato precedentemente. E quindi calcoleremo y meno 5 uguale a 2 che moltiplica x meno 3, svolgiamo i conti, quindi y meno 5 uguale a 2x meno 6, spostiamo a destra il meno 5 facendolo diventare più 5 e abbiamo l'equazione della retta tangente alla funzione in x uguale a 3 che è y uguale a 2x meno 3. A questo punto andiamo a fare che sarebbe proprio l'equazione praticamente di questa retta che vi ho rappresentato con il colore blu. Adesso andiamo a fare un po' di esercizi sui rapporti incrementali fino ad arrivare alle equazioni delle varie rette tangenti.
Partiamo dunque col primo esercizio in cui abbiamo la funzione f di x uguale x meno 5 tutto fratto x e prendiamo in considerazione il punto x con 0 uguale a 4. Andiamo dunque a calcolare il valore della funzione in 4, quindi andiamo a sostituire al posto della x il 4 e quindi abbiamo 4 meno 1 fratto 4, scusatemi, 4 meno 5 fratto 4 e abbiamo come risultato meno 1 quarto. A questo punto calcoliamo f di 4 più h, quindi creiamo l'incremento sull'asse delle x di h unità, quindi al posto della x andiamo a sostituire 4 più h e quindi avremo 4 più h meno 5 tutto fratto la x che diventa ancora 4 più h, che calcolando diventerebbe quindi meno 1 più h al numeratore e 4 più h al denominatore. Ecco, scusate, ho omesso questo più che vado subito a inserire adesso. A questo punto andiamo a calcolare il rapporto incrementale nel punto 4, cioè, stando alla definizione, sarà f di 4 più h, che noi abbiamo calcolato qua dentro come questa frazione, meno f di 4 tutto fratto h. Siccome queste sono due frazioni e dobbiamo sottrarle tra di loro e dividere per h, sarà più comodo scrivere il nostro testo, quindi scrivendo f di 4 più h meno f di 4 e moltiplicando tutto per 1 fratto h. A questo punto inseriamo al posto di f di 4 più h il suo valore, ovvero meno 1 più h fratto 4 più h meno f di 4, quindi meno meno 1 quarto, e tutto per 1 su h. A questo punto, come al solito, per fare la somma di due frazioni facciamo il denominatore comune, quindi 4 che moltiplica 4 più h, poi prendiamo il numeratore della prima frazione, ovvero meno 1 più h, e lo moltiplichiamo per il denominatore della seconda, ovvero per 4, più 1, perché meno per meno fa più, quindi più 1, che sarebbe il secondo numeratore, per il primo denominatore, quindi per 4 più h. A questo punto andiamo a svolgere i calcoli al numeratore, quindi meno 1 più h per 4 fa meno 4 più 4h e poi più 1 per 4 più h fa 4 più h. Svolgendo quindi gli ultimi calcoli, quindi andando a semplificare meno 4 con più 4, rimane 4h più h che noi scriviamo come 5h. Quindi cosa abbiamo ottenuto fino adesso? Andiamo dunque a moltiplicare queste due frazioni, quindi questo numeratore che era 5h per 1, abbiamo un numeratore che è 5h e poi moltiplichiamo tutti i denominatori, quindi spostiamo h come fattore in mezzo, quindi abbiamo 4h che moltiplica 4 più h. Se andiamo dunque a semplificare questa h al numeratore con questa h al denominatore, abbiamo il rapporto incrementale di questa funzione calcolato nel punto 4 che è 5 fratto 4 più h. A questo punto prendiamo questo rapporto incrementale in 4 e gli calcoliamo il limite per h che tende a 0, appunto, di questo rapporto incrementale e otterremo praticamente il valore della derivata prima nel punto 4 della funzione. Valore della derivata prima che diventa quindi il limite per h che tende a 0 di 5 fratto 4 più h. Se andiamo a sostituire al posto dell'h lo 0, sotto al denominatore avremo 4, quindi 5 quarti sarà il valore della derivata prima nel punto 4. E vi chiedo scusa, ho sbagliato un calcolo, quindi adesso andiamo a correggerlo, quindi vedete che questo 4 che c'è qui non l'ho considerato all'interno dei calcoli, quindi adesso lo andiamo a reinserire ancora qui, quindi questo 4 al denominatore in realtà moltiplicherebbe, quindi 4 che moltiplica 4 più h, quindi anche diciamo in questa zona. Anche in questa zona qui, quindi avremo il nostro 4 che verrà riportato, quindi il limite per h che tende a 0 di 5 tutto fratto 4 che moltiplica 4 più h, che diventerebbe 4 per 4 più 0, ovvero 4 per 4. E quindi andremo a calcolare il valore della derivata prima nel punto 4, che varrebbe 5 sedicesimi. Se vogliamo un'interpretazione geometrica di quello che abbiamo calcolato, quindi noi avevamo una funzione che in questo caso era un'iperbole, che era x meno 5 tutto fratto x, abbiamo preso un punto x con 0,4 che siamo andati a segnare qua dentro, quindi abbiamo segnato il 4, e a questo punto abbiamo calcolato f di 4, che ci era il risultato meno 1 quarto, che era il valore della funzione nel punto 4, e poi abbiamo calcolato f' di 4, che era 5 sedicesimi, che era la pendenza di questa retta.
adesso vogliamo calcolare l'equazione proprio della retta tangente alla funzione in x con 0 uguale a 4, a questo punto ci basta sostituire nella formula, quindi y meno valore della funzione nel punto, cioè meno f di 4 uguale f' di 4, cioè valore della derivata nel punto, per x meno il punto, cioè x meno 4. Andando a svolgere i calcoli, dunque avremo y meno meno un quarto uguale a 5 sesti che moltiplica x meno 4, cioè y più un quarto uguale a 5 sedicesimi x meno 5 quarti, quindi spostando a destra un quarto che diventerà meno un quarto, e a questo punto avremo l'equazione della nostra retta che sarà y uguale a 5 sedicesimi x meno 3 mezzi. Nella prossima lezione, cari amici della matematica, vedremo altri esercizi sui rapporti incrementali, quindi di funzioni di vario tipo, e ci focalizzeremo un po' meno sull'interpretazione di tipo geometrica. Per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima lezione sui rapporti incrementali. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata.